Amici amici di Rossini TV, oggi siamo nell'atrio della sede principale dell'Università degli Studi di Urbino. Ci hanno chiamato perché fra un po' si terrà la conferenza di presentazione del piano di comunicazione, il piano attraverso il quale si tenterà di reclutare matricole per il prossimo anno accademico. Un piano che nasce tutto all'interno dell'Università. Andremo a scoprire attraverso le voci e le immagini dei protagonisti e dei creativi che hanno lavorato a questo progetto di cosa si tratta e ve lo racconteremo. Col magnifico rettore dell'Università di Urbino, professor Giorgio Calcagnini, per domandargli e domandarci qualcosa in più di questa campagna, una campagna che nasce dentro l'università ma che si rivolge comunque a potenziali studenti che dovranno poi sceglierla. Abbiamo fatto questa scelta, come credo è stato fatto un paio d'anni fa, cioè quella di comunicare tramite il sentimento degli studenti più che mandare dei messaggi pensati da qualcun altro. Quindi abbiamo voluto coinvolgere gli studenti in questa campagna di comunicazione e capire quali fossero i messaggi ai quali fossero più sensibili. Più sensibili rispetto ovviamente all'attività che noi svolgiamo come momento di formazione. E una delle cose che mi ha fatto molto piacere e che è uscita anche negli slogan che sono riprodotti uno degli slogan riprodotti nei manifesti e che verranno, più che manifesti, sono qualcosa che circolerà sui social, di nuovo anche perché abbiamo in mente che la comunicazione ormai arrivi, sia più efficace utilizzando i social, che sono molto più seguiti dai giovani rispetto ai manifesti tradizionali. Ecco, uno dei messaggi è quello della comunità degli studenti di Urbino, quindi gli studenti vengono a Urbino anche perché si sentono in un contesto nel quale si sta bene, si vive bene, si studia bene. E questo forse è uno degli elementi che ha sempre caratterizzato il nostro Ateneo e la città rispetto ad altre realtà. Mi viene da dire che un aiuto importante ai creativi, appunto, che si sono misurati su questa campagna viene comunque dall'immagine complessiva che l'Ateneo sta dando, sicuramente molto molto proiettata verso l'esterno rispetto, penso agli anni miei per esempio, sicuramente anche operazioni apparentemente non finalizzate a quello, come le attribuzioni di sigilli d'Ateneo e iniziative di questo genere, supportate da piani di comunicazione importanti, sicuramente agevolano poi quello che è l'identificazione del ruolo dell'Ateneo in un piano di comunicazione. Sì, non è nuovissima, è un po' di anni che facciamo questo tipo di attività proprio per comunicare e farci sentire dal territorio, quindi anche questa attribuzione di sigilli a persone che si sono messi in evidenza nelle loro professioni è una cosa secondo me importante, perché appunto, come altri tipi di onorificenze, vanno a in qualche modo a sostenere gli sforzi che ciascuna persona ha fatto e i successi che ha ottenuto nella propria professione. Questo penso che sia molto importante, perché vogliamo che l'Ateneo appunto non sia qualcosa di arroccato, ma deve essere aperta. Il termine università vuol dire che siamo universali e siamo aperti, dovremmo essere aperti a tutte le influenze. E questo penso che sia un po' anche quello che stiamo cercando di ribadire con queste campagne pubblicitarie, che vogliono far capire appunto che l'Ateneo è qualcosa di aperto, che accoglie gli studenti e li accompagna nel loro percorso di crescita personale, ma soprattutto anche in quello di formazione.
col professor Giovanni Bocciartieri, prorettore alla comunicazione. Professore, molto di più di una campagna pubblicitaria fatta in casa. Sì, è molto di più, è una sfida, è accettare la sfida della contemporaneità. Veniamo da mesi ed anni molto difficili e la nostra idea è stata quella di dare voce alle studentesse e agli studenti affinché spiegassero ad altri potenziali studentesse e studenti come muoversi all'interno della nostra università, perché venire a Urbino e quali sono i valori, diciamo, principali della nostra università. Così è nata l'idea di far curare da Paolo Iabichino una campagna di comunicazione fatta appunto da pari per i pari e costruire un modello nuovo di racconto dell'università, uscire dai cliché e lavorare su una vera e propria campagna manifesto, perché quello che hanno proposto le ragazze e i ragazzi del corso di laurea magistrale in comunicazione e pubblicità per le organizzazioni, che è un loro modo di dire le cose e di collocarsi all'interno del mondo e nel farlo di dare una collocazione alla nostra università. È previsto anche uno strumento di monitoraggio dei dati, come in ogni campagna pubblicitaria. Siete in grado poi di valutare l'impatto che questa campagna avrà? Sì, siamo in grado, meglio di altre università, lo posso dire con orgoglio, perché siamo best practice in questo da anni, in particolare perché lavoreremo tantissimo sui social media e abbiamo un monitoraggio costante. Il nostro staff comunicazione da questo punto di vista è particolarmente all'avanguardia e dedichiamo molta attenzione alla diffusione capillare del messaggio fra ragazzi e ragazzi. Siccome il messaggio è proprio fra pari, è giusto che arrivi con la loro voce nei posti che loro frequentano e quindi i social media, attraverso Instagram, Facebook, Twitter, gli strumenti che in qualche maniera vengono utilizzati. E noi lavoreremo su un monitoraggio costante, una promozione costante, affinché la loro voce, il loro messaggio, non tanto la nostra campagna, ma la loro voce arrivi ai loro pari con la forza che noi possiamo metterci come Università di Urbino. Siamo con Paolo Iabichino, scrittore creativo a cui invidiamo tanto la collaborazione con Holden, oltre naturalmente a tutte le sue attività, coordinatore di questo progetto. Capiamone un po' di più, insomma, di questo progetto di comunicazione dell'Università di Urbino. Ma è molto semplice, nel senso che mi era stato chiesto di provare ad aiutare nella campagna immatricolazioni dell'università, nella nuova campagna immatricolazioni, e abbiamo replicato un esperimento che qualche tempo fa avevamo già provato a mettere in campo con i corsi del professor Giovanni Bocciartieri, prelevando direttamente dalle aule universitarie i creativi che avrebbero firmato questa campagna, con però una difficoltà in più quest'anno, che era la voglia di posizionare l'Ateneo all'interno di un dibattito sulle urgenze educative e formative di cui le università devono gioco forza farsi carico, perché siamo di fronte, e insomma non serve che lo dica io, che ve lo ricordi, a un'emergenza vera e propria dal punto di vista di quello che è il tasso degli abbandoni scolastici, un certo disamore verso la conoscenza, verso la ricerca, verso l'università in quanto luogo di crescita, che sta diventando sempre più, soprattutto nelle scuole secondarie, questo emerge in maniera ancora più forte, palestra di leadership e performance. Quindi, avendo due figli, uno in età universitaria, l'altra in un liceo classico, e registrando dal vivo anche, non solo dalle cronache, quello che sta succedendo dentro le nostre aule, mi sono detto, forse con questi ragazzi possiamo dare al mondo un messaggio diverso. Allora la campagna immatricolazione è diventata una campagna militante in cui l'Università di Urbino, grazie alle scritture di questi ragazzi e di queste ragazze, prende posizione decisa, ricorda ai suoi futuri iscritti, alle iscritte, insomma, quale deve essere il ruolo di un'università, quale deve essere il ruolo di una docente, come accogliere un esame e come, in buona sostanza, fare dell'università una comunità all'interno del quale inserirsi per diventare non solo buoni studenti, ma soprattutto buonissimi cittadini.
I telespettatori di Rossini TV sono in gran parte famiglie che hanno dei figli che sono magari pronti per fare il passo e iscriversi all'università scegliendola. Siamo all'Università di Urbino, utilizziamo questo strumento e facciamo un bello spot per l'Università di Urbino. Ma l'Università di Urbino non ha bisogno di uno spot, l'Università di Urbino ha bisogno di famiglie che leggano il percorso universitario in maniera costruttiva e sappiano interpretare il percorso di studi per quello che un percorso di studio può dare al proprio ragazzo o alla propria ragazza, quindi non stimolare necessariamente i ragazzi e i propri figli. In questo senso il messaggio è per le famiglie. Non stimolarli alla leadership, alla riuscita professionale, a una laurea che deve in qualche modo essere l'antefatto di un successo. Il mondo fuori di qui ha bisogno di una nuova cittadinanza, quindi ha bisogno di nuove sensibilità, e questo è un luogo dove i docenti, le docenti, dove i corsi di laurea sono finalizzati anche a questo, cioè qui c'è quella sensibilità accademica che io ho apprezzato dal primo giorno in cui ho conosciuto questo Ateneo, ma soprattutto appartiene alla storia di questa università, che ha una grande tradizione che arriva dal Rinascimento, quando i valori formativi erano valori formativi e non si attrezzavano le università per sfornare manager o politici. E quindi questo è il messaggio che vorrei lasciare alle famiglie, affinché si affranchino un po' da quel ricatto un po' tossico che le scuole secondarie, a volte anche le primarie, hanno imposto con l'inseguimento della valutazione a tutti i costi, che la pandemia, il Covid, credo e spero abbiano rivelato nella loro insufficienza assolutamente formativa, altrimenti le difficoltà dei ragazzi in queste ore, in queste settimane non si spiegherebbero. Qui c'è un luogo dove tutto questo può essere ridimensionato e circoscritto all'interno di una nuova narrativa che questa campagna prova a mettere in scena grazie all'aiuto dei ragazzi che l'hanno firmata. Con Tiziano Mancini, addetto stampa dell'Università di Urbino, entriamo proprio nel dettaglio. Che cosa succede a questa campagna che oggi viene presentata? Come si ramifica? Dove arriva? Beh, è una campagna che parte dal basso, quindi fatta dagli studenti, quindi gran parte della campagna sarà declinata sui social e quindi su quanto di più vicino agli studenti ci possa essere. Io, che faccio un mestiere magari un po' più tradizionale, mi occupo della campagna classica, quindi lo vedremo sui quotidiani, lo vedremo sulle stazioni delle ferroviarie, poi lo vedremo lungo le strade e anche sugli autobus, perché anche quella è una classica campagna che ci piace molto. In particolare io vado particolarmente orgoglioso dei cartelli che abbiamo in modo stabile, quindi non la vedremo su quella perché sono, diciamo, delle immagini che si protraggono nel tempo, però diciamo che l'Università d'Urbino nel corso di questi anni si è posizionata sul territorio con alcuni punti strategici come quelli sulle autostrade o sulle grandi rotatorie, che fanno in modo che, anziché una campagna, l'Università si posizioni anche nei confronti degli stakeholders, dei referendi del territorio, dicendo: voi entrate nel territorio presidiato dall'Università d'Urbino. E questo c'è motivo di particolare orgoglio, anche perché certi posizionamenti come quelli in autostrada non sono stati facili da ottenere. Siamo con Gabriele Antonioli, uno dei cinque creativi che hanno realizzato poi questa campagna. Allora, a te voglio chiedere questo: com'è stato lavorare a qualcosa che decisamente non è una classica esercitazione da studente universitario, qualcosa di più, qualcosa che si vedrà e qualcosa che dovrà dare i suoi risultati? È stato sicuramente sfidante, perché ci siamo trovati ad avere a che fare con un qualcosa che poi effettivamente andava a toccare quella che era la realtà universitaria e a fare i conti con quello che sarà poi la realtà, il fatto di dover portare matricole all'Ateneo.
e come tutte le cose ha avuto ovviamente i suoi pro e contro. Ci siamo trovati a dover lavorare a ritmi abbastanza serrati, comunque sia un impegno abbastanza importante, che è stato però poi ripagato dalla possibilità di collaborare con personalità quali Paolo Iavichino, un pubblicitario di fama nazionale ed internazionale, ed anche appunto mettere mano ad un progetto che era poi effettivamente reale, concreto e si spera darà i suoi frutti. A Chiara Ramadori, anche lei della pattuglia dei creativi, vogliamo fare una domanda un po' diversa. La domanda è questa: che cosa sarà il futuro di quelli che seguiranno questa campagna? Ce lo auguriamo, no? Si iscriveranno. E invece il futuro tuo? Ecco, questa è la domanda più gettonata. No, allora, il futuro mi auguro sarà sempre in questo settore. E, come abbiamo detto nella campagna, non ci preoccupiamo di, so che sembra strano, ma non ci preoccupiamo di formare leader o persone che per forza di cose faranno qualcosa di importante nella vita, ma l'obiettivo principale è quello di raggiungere quelli che sono i propri desideri, quindi che siano in questo ambito, che siano in altri settori. Il mio è quello di continuare a lavorare nel mondo della pubblicità, ma non con quella ossessione, diciamo, no, competitiva che dilaga nel campo accademico universitario italiano. Proprio con questa campagna l'obiettivo era quello di spiegare che non c'è una realtà distaccata all'interno dell'università rispetto a quella che viviamo fuori, e può succedere di avere delle debolezze, può succedere di avere un percorso che non è in linea con quello che dettano fuori. Va bene, è ok, l'importante è avere dritto l'obiettivo e impegnarsi per raggiungerlo. Una bella immersione nella creatività, l'abbiamo seguita con le nostre telecamere per farvi conoscere in anticipo e in anteprima quella che sarà la nuova campagna di comunicazione dell'Università di Urbino. I dettagli comunque li scoprirete poi nei prossimi giorni seguendola come campagna, e se siete, perché no, interessati a valutare la possibilità di iscrivervi, questo è lo strumento attraverso il quale raggiungere questa certezza. Noi ringraziamo come sempre chi ci ha ospitato qui nell'Ateneo di Urbino, ringraziamo voi per aver seguito la nostra presentazione e vi invitiamo come sempre a restare sempre con noi sul canale 80 di Rossini TV.